Amici del rock and roll, ben ritrovati, si riaccende il canale anche questa settimana, un sacco di cose da dire, un sacco di passioni da condividere, un sacco di storie da raccontare. Questa è la funzione fondamentalmente della mia digressione in altri media su diverse piattaforme, motivo per il quale oggi vado a prendere una storia che ha dell'incredibile, una storia che ci porta dentro a una delle realtà che conosciamo meglio, la musica, ci porta all'interno di un mondo che è il mondo della cultura pop, dell'illustrazione, del fumetto, eccetera, e ci permette di raccontare una pubblicazione di edizione BD proprio di queste settimane, super interessante, e ci permette anche un ritorno sul canale, ovvero una persona che io ritengo geniale, a dir poco, lo invito con grande piacere, lui è Alessandro Ripane. Ciao Ale, come stai? Ciao Andrea, tutto bene? Grazie tanto per il secondo invito qui al canale, mi fa piacerissimo e grazie per il geniale. Come ti ho detto prima, cercherò in questi minuti di smontare questa affermazione con tutte le forze che ho. Ecco, cercherò di farti cambiare idea. Va bene, provaci, perché secondo me la tua storia è incredibile. Questa storia in realtà, che viene documentata da questo bellissimo fumetto a cui ho tolto la copertina per fare una sorta di sfondo, ma ce l'ho fisicamente in mano senza la sovracopertina. Hai rubato anche tu questo disegno che esce in queste settimane, no? Per edizioni BD, è fresco di stampa. È il racconto di qualcosa che tu mi avevi detto una sera, quando siamo andati a farci delle birrette insieme, e io ti giuro che non ci volevo credere. Riprendiamo proprio da quel momento, ovvero noi ci siamo salutati con Ramona è sgarrato, che era la tua precedente pubblicazione, un metafumetto secondo me anche in quel senso geniale, che entrava e usciva dalla realtà, dalla carta stampata, aveva a che fare con il lettore, altro che barriere rotte, lì proprio non c'era più nessuno schema da seguire, e questo era bellissimo, e questo è il bello di avere a che fare con Alessandro Ripane, perché è spesso pericoloso in quello che lui va a portare sulla carta. Ma ogni tanto, o forse addirittura prima, qualcuno si è vendicato di questa pericolosità di Alessandro Ripane e delle sue creazioni, e a un certo punto sembra che qualcuno si sia appropriato di qualcosa di tuo. Questo potremmo dire essere l'incipit di hai rubato anche tu questo disegno. Lo trovi corretta come presentazione o l'ho contestualizzata male? No, l'hai contestualizzata benissimo, anche perché mi dai il là per iniziare tanto a parlare della... prima di raccontare la storia, che se non sbaglio l'avevamo già accennata nella scorsa live, ma era così tanto tempo fa, noi eravamo giovani tantissimi anni fa, quindi facciamo un attimo un ripassone di cosa è successo. No, hai azzeccato benissimo sulla continuazione tra Ramona e Sgarrato, e questo, nel senso che poi è sempre un discorso sul fumetto, come ti avevo già detto, io sono un illustratore prestato al mondo del fumetto, mi piace raccontare delle storie e dunque i film costano troppo, e tra le poche cose che so fare bene, oltre alcuni piatti della tradizione pugliese visti i nonni, è disegnare, diciamo che mi riesce abbastanza, e quindi è l'unico modo che ho per raccontare quello che mi accade. Inizialmente ero un pochino scettico da raccontare questa storia, anche perché non è una storia facilmente raccontabile senza poi cadere un po' nel pianto, diciamo, nel vittimismo, eccetera. Quindi l'attenzione di questo volume rispetto all'altro è che mi sono messo in prima persona, cosa che io vorrei che voi ascoltatori immaginaste la mia vita come un'avventura continua, ma ahimè... La cosa più fedele che ho qua sono le pantofole, e vorrei che, cioè, la mia vita è qui in una caverna a disegnare. Quindi effettivamente, quando ho pensato, cavolo, questo è uno spunto incredibile per una storia, rispetto a Ramona e Sgarrato, che non aveva alcun, non aveva un corrispettivo nella realtà, questa invece ce l'ha, e come. Infatti il protagonista, oltre ai due marmocchi dell'illustrazione, ahimè, sono io, che ho fatto un favore a tutti voi, visto che nella vita io parlo già tantissimo, nel fumetto almeno mi sono taciuto completamente, io sono zitto, quindi per chi mi conosce e sa quanto parlo, questo vi tranquillizzo già da adesso. Ti riracconto, e per chi non conoscesse la storia, un pochino com'è andata. Nel lontanissimo, ormai 2013,
realizzo queste illustrazioni, una serie di illustrazioni per una fanzine. Tu sai benissimo cosa sono le fanzine, nel caso qualche ascoltatore non conoscesse, sono riviste, ai tempi erano riviste, libri autoprodotti, quindi io e te abbiamo questa passione per il disegno, la musica, i cavalli, non lo so, ci facciamo una rivista noi in tiratura limitata con una piccola distribuzione. Avevo degli amici, questi qua sono di Lockzine, erano a Bologna, con molti di loro sono rimasto tra l'altro in contatto, e nulla, mi chiamano per un open call, io faccio questo disegno e la storia, per quanto mi riguarda, poteva finire tranquillamente lì. Poi entra nella storia uno dei nemici di questi anni qua, che è l'internet. Qualcuno, e potrei darmi la colpa da solo, prende questo disegno e lo mette online. Dal 2013 passano, è lui, tra l'altro outfit fantastico per questa intervista, io non me la sono messa perché mettermi da solo le mie cose non mi riesce. Non si può, c'è una legge che lo vieta, cioè... Non puoi andare al concerto di NoFX con la maglia dei NoFX, se suoni nei NoFX non puoi indossare una maglia dei NoFX. È concesso solo ai Kiss e agli Iron Maiden, giusto? Sì, perché non credo, perché ci sono altre magliette di band, cioè io pensavo che le magliette di band fossero tutte degli Iron Maiden, però forse non ne ho viste, pensavo fossero solo quelle disponibili. Però sì, io ho una maglietta che talvolta ammetto che ho fatto io, però non si vede che il mio stile me l'ha regalata, quindi... ci bosso un attimo. E niente, cosa succede? Qualcuno, probabilmente io, mette questo disegno online, passa un annetto, alcune timide condivisioni, magari qualche blog, però condivisioni un po' da blog, quindi cosa vuoi dirgli? Anzi, bello che supportino. Io stavo in Svezia in quel periodo, ho vissuto un anno e mezzo in Svezia di inferno, e 2015, esattamente 2 anni dopo la realizzazione dell'opera, cosa accade? Accade che il mio cellulare inizia a vibrare copiosamente, inizia a esplodere. Prima cosa che penso è mancato qualcuno della mia famiglia, un amico, qualcosa, perché non è normale una cosa del genere. Vado a vedere, l'unico messaggio ripetuto per milioni di volte è: vai sulla pagina dei prodigi. Cacchio, cosa vuol dire vai sulla pagina? Vado e trovo sti due bambini, questa illustrazione condivisa dai prodigi. E condivisa misto a rubacchiata, nel senso che comunque nella caption era abbiamo visto questo disegno, sapete chi l'ha fatto? In realtà chiaramente non erano particolarmente interessati, visto che non si sono più fatti sentire, un pochino la mia polizia segreta intorno al mondo, perché ho i miei poi follower, non è sempre una parola strana che mi sento un po' Charles Manson, però diciamo gente che segue quello che faccio, che scrive no guarda che è di Alessandro Ripane questa cosa, giù le mani da sto disegno, però i prodigi hanno una visibilità che è immensa nel 2015 e quindi questo disegno inizia a scapparmi di mano, la situazione sfugge completamente al mio controllo e da lì copertine di dischi, magliette, merchandising vario, poster di serate, non ti dico quanti tatuaggi, oggettistica varia, inizia a comparire un pochino su internet. Sono varie i personaggi che se ne sono appropriati per un motivo o per un altro, citando appunto, partiamo dal dire che questo disegno non porta fortuna, perché ahimè, Keith dei Prodigy, 2 anni dopo che l'ha rubato, è mancato, e Tom Morello, vorrei ricordare, altra persona che ha utilizzato questo disegno, è finito a suonare con i Maneskin. Quindi voglio dire, diciamo che un pochino di iella se la porta dietro, però al di là di quello, poi ci sono numerose altre artisti, band, che addirittura il sanno, ma ho scoperto che non è la maglietta ufficiale, quindi... loro sono scagionati completamente, anche perché non voglio mettermi, cioè, incappucciati, abbastanza incazzati, diciamo che mi fanno più paura che Tom Morello e i Prodigy. E detto questo, nulla, questo disegno semplicemente è sfuggito completamente al mio controllo e all'interno di questo volume è esattamente quello che voglio esplorare, cioè, come per Ramon c'è, cioè, sotto un'intenzione intellettuale, che è quello di ragionare sulla proprietà, di ragionare sul fatto di cosa stiamo dando in pasto anche a internet, nel senso che tu puoi dare qualsiasi cosa in pasto a internet, ma poi viene digerita e utilizzata, è un po' una situazione particolare. Il tutto, questo scopo intellettuale, il tutto mascherato da una
serie di scemenze, di gag che ovviamente servono per me per far digerire anche una storia che potrebbe essere un po' più pesante al lettore, ecco. Allora, io ho trovato, a parte, vabbè, incredibile questa cosa, ma non incredibile perché queste cose avvengono nella storia dell'arte, ruberie, simpatie, condivisioni, una di troppo, una troppo poco, perché a volte ci si lamenta anche del contrario, no? A volte ci si lamenta del come mai un nostro pezzo d'arte, che si tratti di un video, una canzone, un'illustrazione, non venga condiviso così tanto. Ecco, come al solito poi c'è per la legge del contrappasso la storia di Alessandro Ripane che ti dice condivisa fin troppo e non ci ho guadagnato un euro, perché tu sei stato molto, molto educato e molto polite nel non dire che nonostante questo successo di questa immagine incredibile, tu non sia ancora diventato molto ricco. Ma questo non voglio dire, cioè nel senso io magari voi non sapete cosa ho dietro, nel senso nel mio castello con il fossato, i coccodrilli, eccetera, cioè Ho effettivamente la comunque mia vita lasciato non una è mai... stanza bianca, comunque ho lasciato una Sì, stanza ho bianca voluto IKEA per tenermi dare umile, quell'idea. ma è la stanza della servitù questa. Questa qua è la piccola stanza della servitù, e le mie stanze sono affrescate chiaramente con affreschi ritraenti in me, il mio fisico, in battute di caccia, io che lotto contro delle tigri. Questo vorrei farvi immaginare un attimo casa mia in questo modo. Però è No. vero, cioè, se uno ci pensa, dice, caspita, è il sogno di tanti artisti essere super condivisi, arrivare a quante più persone possibili, e quando poi ci arrivi, la domanda, questo non vuole concentrarsi esclusivamente sul tuo caso, però la domanda è, a quel punto, quando arrivi a essere tanto condiviso, sovraesposto, eccetera, eccetera, che cosa desideri? Perché qualcuno potrebbe dire, beh, molto banalmente, io desidererei trarne profitto, no, da questa cosa. Quindi Certamente. questa immagine mi piacerebbe che mi venissero chiesti dei diritti di utilizzo per le stampe, per le pubblicazioni, eccetera, eccetera. Dall'altro, magari c'è invece chi la vive malissimo. Li hai citati prima, i Maneskin. Io non credo che facciano una bella vita, al di là del fatto di aver suonato con Tom Morello. Cioè, quella sovraesposizione magari è forse addirittura forzata. Quanto è stato terapeutico per te affrontare tutto questo discorso in poi quello che sarebbe diventato un volume? Tantissimo, infatti al di là delle battute, un pochino non sono ancora riuscito a farmi un'idea neanch'io, infatti quando mi viene chiesto, non so, cosa ne pensi, sono da condannare, non sono da condannare, il fatto anche di essere stato completamente muto per l'intero volume è anche probabilmente, diciamo, dettato dal fatto che io non mi sono, ho voluto raccontare questa storia, ho voluto metterci un pochino di paranoie, divertimenti, situazioni divertenti, ma anch'io non mi sono ancora reso conto di cosa è giusto, cosa è sbagliato, se mi è andata bene o se è andata male. Da quello è facilissimo farne dei bilanci, nel senso è andata male perché chiaramente se ognuno mi avesse dato anche un euro da ogni condivisione, eccetera, sicuramente avrei affrescato anche la camera della servitù. Però al di là di quello, mi ha lanciato moltissimo anche sul versante dei clienti, del lavoro, nel senso che tutt'oggi, a oggi, nel 2023, la gente mi chiede: ma questo disegno me lo puoi fare un po' più sciolto? Ma ho visto questo tuo disegno, riusciresti a fare qualcosa del genere per il nostro progetto, per il nostro festival, per la nostra band? Quindi a me il profitto poi per me è quello, avermi anche messo in contatto con persone e una piccola botta d'autostima, visto che poi questo disegno è veramente passato sotto tantissimi occhi. Se penso l'anno scorso, mi ricordo l'estate scorsa parlavo con un ragazzo francese e completamente a digiuno di illustrazioni, fa tutt'altro nella vita, e mi ricordo che casualmente è uscito un discorso, illustrazione, gli ho raccontato questa storia, lui mi chiede di fargli vedere qual è l'illustrazione, e quando lo vede fa: yes, I know it, yeah, I know it, e vuol dire che la conosceva, perché l'aveva vista su un blog, su un sito, condivisa, da qualche parte l'aveva vista, e questo è completamente digiuno, e mi è successo centinaia di volte. Io non ho ancora preso una posizione netta, come non ho fatto negli ultimi 10 anni, poi, nel senso, cioè, il fumetto, diversi personaggi rappresentano un pochino le parti di me, cioè il detective, che è la parte legale, quella che diceva, nell'orecchio mi continuava a dire:
tu devi denunciare, manda tutti, io qua dietro non vedete, ma subito dietro allo schermo io ho una platea di avvocati affamatissimi, tutti pronti ad attaccare chi ha rubato questo disegno, ma sarebbe stato follia, anche perché la maggior parte delle volte non mi è stato rubato in Italia, e va bene, buona fortuna nel iniziare un percorso legale con tizio in Guatemala, una tizia in Texas, cioè non è proprio facilissimo, e quindi mi sono sempre tenuto, più che scrivere non ho fatto, e quindi ci sono diverse parti di me, c'è la mia compagna che ahimè si è ritrovata in questo volume suo malgrado, e che è la parte un pochino più che cerca di rimettere in sesto i pezzi, c'è lo psicologo che è quello a cui racconto tutta la storia vera, perché tutte quelle parti lì sono tutte effettivamente reali. L'unica cosa che è puramente fiction, al di là dei morti sbudellati, delle cose che esplodono nel fumetto, è l'inizio ci tengo a scagionare la mia casa editrice, grandissimi tra l'altro, che mi hanno supportato tantissimo, Edizioni VD, perché l'unica cosa finta è che io gli ho proposto questo, e nel fumetto invece viene rifiutato perché non credono che questa opera sia mia. Al di là di quello, tutto quello che succede ha un piccolo corrispettivo nella realtà, poi ovviamente esagerata, perché se mettessi veramente, ti ripeto, la mia vita, tu in questo momento saresti con le Z che volano addormentato così alla scrivania, perché non è una storia meno punk, un'attitudine meno punk di quanto possa sembrare, però sicuramente non a me mi divido tra la gratitudine di questa cosa qua che mi ha fatto uscire e il cacchio, però non è giusto, perché quando viene usato anche per un post di una non considero neanche l'artista, di una pagina che ha 200 milioni di follower, cavolo, tu stai facendo tipo promozione a un disco, stai creando comunque dei contenuti su una roba che hai trovato online, e questo già un pochino più fa male. Invece sui tatuaggi, visto che sono tantissimi, nulla, mi sto accordando per andare e con lo scalpello, il taglierino, togliere la parte di pelle interessata, quello, o ridisegnarci qualcosa io sopra, una macchia nera, però vediamo. Sì, sì, la classica faccia di pantera che viene utilizzata quando è il tatuaggio brutto. La proposta numero uno del tatuatore, faccia di pantera. Io scusa, ti interrompo solo anche per dire che in questo volume mi interessava proprio anche esplorare la cosa di un'opera fatta da un essere umano che vive poi di vita propria, perché questi ragazzini effettivamente hanno vita propria, hanno viaggiato molto più di me, hanno conosciuto molta più gente di me, e questo è veramente quando un disegno, una cosa, prende in un certo senso vita, è completamente, se io fossi morto nel 2016, questi qua avrebbero comunque continuato, perché da parte mia non c'è stata mai sì, abbiamo fatto delle spille con Retro Estetica per cercare un attimo, visto che l'illustrazione era molto richiesta, delle toppe, ci sono le maglie fatte con Bonobo Labo, e sono le uniche volte che una delle altre due volte che ho concesso di utilizzarla legalmente è stato per il Paradiso, e non intendo il Regno dei Cieli, ma un locale ad Amsterdam abbastanza conosciuto, per il Vinyl Club loro ho concesso, perché comunque mondo musicale mi piaceva, me l'hanno chiesto, quindi vi faccio notare anche che sono molto aperto in queste richieste, e per un'altra rivista italiana, l'Art Magazine, che ne hanno fatto un poster. Sono state le uniche volte che ho concesso l'utilizzo di questo disegno. Tutte le altre sono tutte illegali. Ecco, questo è molto interessante, perché non te lo volevo chiedere, ma a questo punto te lo chiedo. Perché? Perché non hai scelto di mercificare a scopo di lucro questa immagine che è così efficace? La mia pigrizia me lo impedisce, nel senso che ogni volta è... Questa è l'ultima, non so come dire, anche perché all'inizio me la dormivo un pochino, erano direi anche i primi anni che facevo l'illustrazione, quindi va bene, dicevo dai, va bene, manco un diviso, due o tre follower in più, ma succederà ancora, è finita adesso. Invece quando poi mi sono reso conto che questo disegno è uscito, nel senso che effettivamente è diventato in un certo senso un vero e proprio meme da metallari, cioè se vai su, ho dovuto fare un po' di ricerca per immagini e googolarmi da solo e non per...
per nutrire il mio ego, ma per semplicemente per sgamare un po' di roba. Io fino alla settimana scorsa ho visto loro con il cappello di Natale in una cosa spagnola, in un negozio di dischi spagnolo. Poi mi fa anche piacere, poi, per quando me lo rubano in realtà piccole, mi fa anche piacere, lo ammetto, non... E oppure magari su Etsy, Redbubble, sai, quei siti che tu metti la grafica e loro te la gestiscono su cose. Ci sono dei tizi che l'hanno messa atroce, una cosa veramente atroce. E quindi ci ho pensato paradossalmente troppo tardi, quando ormai sarebbe stato quasi, quasi inutile. E anche un pochino da questo deriva la mia vendetta, e quindi il libro un pochino per raccontare questa storia che magari non è incredibile, però veramente ha condizionato tantissimo, se non altro, la mia produzione e comunque quanto il mio lavoro abbia girato. Chiaramente, certo, queste cose qua non le ho fatte con lo scopo, cioè lo scopo di un illustratore non credo sia quello di diventare, non è ricercare la fama, non avrei fatto di certo l'illustratore, anzi, questa faccia che vedete per me può completamente sparire, mi interessa che vivano le cose che faccio, se ho due idee nella vita che sono valide e una minima cosa da raccontare. E in questi due casi, secondo me, ecco, sia Ramon, che esplorava un pochino un po' il mondo del fumetto e delle regole, cercando degli escamotage, cercando di provare i limiti di questo formato, e in questo caso, questo volume, diciamo che mi sono sentito, ok, posso fare un volume perché ho un minimo di cose da raccontare, c'è un minimo di concetto sotto, che secondo me il solo fatto che abbia fatto ridere qualcuno, perché comunque è abbastanza ironico, ma anche ragionare sul fatto della proprietà e di come un'opera può completamente uscire dalla vostra vita, nel senso diventare autonoma vostro malgrado, cioè completamente staccata da voi, è comunque secondo me un discorso interessante, specialmente in questi anni di intelligenze artificiali e internet, uso di internet smodato, ecco. Chiarissimo, quindi Bonobo Labo, se volete la maglia, è ancora disponibile? Penso sì, qualcuno dovrebbe avere, perché poi non è in tiratura limitata, quindi no, okay, qualcuno so che ne è rimasta. Magari invece dopo messo il link, le spillette se le chiedete. Le toppe sono finite anni e anni fa. Io la spilletta la possiedo, perché sono un uomo molto fortunato, mi è stata data direttamente al produttore, quindi... L'hai messa, sì, è chilometro zero dal filiera, sì. E soprattutto l'hai messa anche, l'hai indossata nel tuo videoclip, fantastico. Sì, è vero, mitico. È vero. Vabbè, ma questi sono quei piccoli easter eggs che la gente poi dovrebbe andare a trovare. Allora, provo ad andare un attimo dall'altra parte, dal punto di vista delle sensazioni, dei colori, eccetera, perché si è riso e scherzato molto, ma forse c'è stato un momento in questi anni nei quali ti è proprio girato il cazzo e magari ci sei rimasto male, o non c'è mai stata questa fase, cioè tu non sei capace di vivere di queste sensazioni, anche magari per un breve lasso di tempo. Io sono molto freddo rispetto magari ad altri artisti, colleghi, sono molto freddo rispetto alle mie opere. Il solo fatto che io abbia questo disegno originale, perché io ai tempi disegnavo, questo è disegnato, cioè, su una A4 con pennarello, quindi non sappia dove si trovi, ti fa capire comunque il distacco che c'è. La vivo molto lavorativa, per me è il lavoro, quindi molto spesso io ci lavoro, concludo il progetto, lavoriamo insieme, eccetera, ma non raramente, non ho un'affezione così grande verso le mie opere, ecco. Quindi l'ho sempre vissuta, e anche il fatto di nuovo di rimanere muto all'interno, è proprio perché non so neanche io, mi sono trovato in situazioni in cui, per esempio, mi ricordo che quando me la rubò Tom Morello, che è stato poi cazziato dalla shitstorm della mia polizia mondiale che segue queste cose, mi ricordo che tra l'altro ero con Dario, che anche tu conosci, Dario Maggiore, e ero con lui, mi ricordo, e non sapevo se dire che figata, guarda un pochino che figata Tom Morello che mi ha preso la roba, o dire cazzo, questo suonerà con i Maneskin, io lo maledico qua. Quindi diciamo che sono sempre stato a metà. Non posso non citare l'unica volta, ecco, un esempio di questa cosa è quando uno degli utilizzi più incredibili che mi è stato fatto, che ho notato, che ho sgamato di questa illustrazione, è quando me l'ha rubata un'etichetta neonazista italiana. Te l'ho detto prima, all'inizio ho detto oddio no, ma che cosa sta succedendo? Poi però ho capito, perché all'inizio ho pensato vabbè, è una cosa goliardica, ci sta, magari fa anche ridere, capisci, sai,
hai quell'immaginario lì, però poi per prendere per il culo. Invece quando poi ho sgamato che non era una cosa troppo goliardica, prima l'ha presa male per essere, cioè, accomunato, accostato a quel mondo. Poi dopo ho detto no, invece è proprio il cerchio che si chiude totalmente della ruberia di questo disegno, e quindi ho ancora un po' di risentimento, ma tanto sono incontattabili, non saprò mai come contattarli. Fortunatamente non noto che non pubblicano dischi da un paio d'anni, quindi mi auguro tutto il meglio per loro. Ah, perché invece non suonano loro quei Maneskin? Non lo so, non so chi l'aveva chiamato, i Naziskin, Rietta Berti, qualcuno, quindi magari diciamo che quando cambieranno ragione sociale magari verranno prodotti, ho già un consiglio per loro dell'etichetta da cui appunto andare. Senti, faccio un piccolo paragone che sembra forzato, ma in realtà non lo è. Sono giorni nei quali si attende spasmodicamente, ne parlavo anche con il mio amico Giancane oggi pomeriggio che ci siamo sentiti, l'arrivo della nuova serie di Zero Calcare. Perché la cito nella chiacchiera con te? Perché forse Michele è stato uno dei tanti fumettisti, illustratori, eccetera, che ha vissuto un po' quello che hai vissuto tu, però riconosciuto, nel senso, mi spiego meglio, lui nei tanti racconti che ha fatto in questi anni, altro che 10 anni, però più o meno l'anagrafe è quella, lui si è sentito tante volte un po' sovrastato da questa maxi esposizione che ha avuto, lui, le sue opere, i suoi personaggi, il suo modo di fare, il suo modo di parlare, eccetera, eccetera. È arrivato ad avere una, due serie su Netflix, una serie di mostre, una alla quale io sono andato addirittura due volte, questa idea, ti dà l'idea, due volte io sono andato soltanto, forse più di due volte, al Museo della Scienza con mia nonna quando ero bambino. Quindi lui forse, come te, ha vissuto questa sovraesposizione magari con un'affezione completamente diversa, nel senso che tu mi dici, io sono molto freddo nei confronti delle mie opere e quindi ho vissuto il distacco del successo gigantesco che ha avuto questa immagine, lui invece la vive completamente dall'altra parte, cioè lui è consapevole, licenzia ovviamente le sue produzioni, eccetera, eccetera, e la vive con gli accolli. In che modo, ti ho fatto l'esempio di Michele, ma potresti andarmi a prendere qualsiasi altro artista di qualsiasi altro mondo, tu ti senti simile per certi versi e diverso per altri, al di là proprio della freddezza con la quale magari tu analizzi le tue opere? Ma guarda, non saprei, nel senso che mi hai beccato, tra l'altro mi becchi su un punto su cui non ho una grandissima conoscenza di Zero Calcare. Mi piace molto come personaggio, come si esprime su tantissime cose. Non sono un assiduo lettore delle sue opere. Non saprei quale potrebbe essere un parallelismo tra le due situazioni, nel senso che lui è estremamente auto... Cioè, non so come dire, ci provo, poi dimmi anche se magari sto andando fuori. Lui dal giorno zero, contando che ovviamente si parla di successi completamente diversi, nel senso, lui ha un successo nazionale incredibile, questo disegno diciamo che ha fatto il giro. Lui dal giorno zero si è messo in prima persona, nel senso che lui è sempre stato, che io sappia, è sempre stato il protagonista delle sue opere ed è molto introspettivo. Io l'ho dovuto fare qua per una questione che l'unica persona che poteva raccontare questa storia ero io, perché è capitata a me. Ma anche il fatto, ripeto, terza volta, il fatto di restare muto è proprio anche per un imbarazzo. Io ti ripeto, fosse per me, io non mi ci metterei mai nei fumetti. Non sono una persona che riesce a essere troppo introspettiva. Cioè, mi piacerebbe raccontare delle cose, mi piace raccontare, e ho raccontato anche in Ramon, in altre cose, cose assolutamente in cui io ero assolutamente esterno e non c'è introspezione. Ecco, forse l'introspezione è la differenza. In questo caso qua, di questo volume, ho dovuto, non potevo, perché se raccontare la storia di questa illustrazione senza di me sarebbe stato assolutamente inutile, e ci ho pensato per tantissimo tempo se mettermi o no. Ma se non ci fossi stato, sarebbe stato magari un fumetto divertente, magari qualcosa di assolutamente psichedelico, surreale, magari simile a Ramon, che avrei provato di più a uscire ancora di più dal fumetto, eccetera, ma non avrebbe raccontato la storia, e quindi mi sono trovato, come dire,
incastrato in questo mondo. Secondo me è questa poi, poi la differenza. Poi, ripeto, lui è anche un fumettista, diciamo che lui è un fumettista che si presta all'illustrazione, io mi ritengo un po' il contrario, cioè di base io sono un illustratore prestato al mondo del fumetto, quindi c'è un pochino questa, secondo me, differenza. Ecco, spero di essere stato chiaro, perché poi... Sì, sì. Mi piace molto come stiamo dicendo la stessa cosa con due terminologie diverse. Cioè, secondo me, ciò che vi accomuna è proprio il fatto che le vostre opere vi abbiano sovrastato. Cioè, vabbè, quello sicuramente. Questa immagine ha sovrastato Alessandro Ripane, il successo di Zero Calcare ha sovrastato Michele. Io sono felicissimo, l'unica cosa è che come lui... so che si vive male tutto questo processo leggendo le sue opere, ma anche mi sono andato a prendere delle interviste, perché se non è uno dei miei preferiti a livello di storia di disegno, che mi piacciono ma non ricade, diciamo, nelle mie corde, diciamo, tantissimo invece mi piace come personaggio, come si espone su certe cose, lo trovo molto interessante e molto vicino, secondo me, anche come background poi delle cose che mi piacciono, dai, banalmente. E sono molto contento che non mi è capitata la cosa del successo, eccetera, e sono felicissimo di questo. Cioè, è il caso che i bambini in questo caso hanno avuto successo, non io. E questa è una cosa un pochino diversa. Zero Calcare ha avuto successo lui, sia le sue opere, ma lui, perché lui è le sue opere, è lui nelle opere, sono le sue menate, i suoi scazzi, le sue paranoie, i suoi accolli, come li definivi, definisce anche lui poco fa, però invece io sono completamente neutro, cioè nessuno, a parte i miei amici e la gente con cui ho lavorato del giro di illustrazione, fumetto, io sono sicuro che questo disegno qua, che appunto ha girato parecchio, nessuno sa che... Cioè, potrebbe averlo fatto una ragazza, un ragazzo, un cane, cioè nessuno sa, e non se ne preoccupano assolutamente. E questo è anche il fascino di questa cosa, di un disegno che vive da solo e si fa i suoi giri indipendentemente da io che lo sponsorizzo, che lo mando, fa tutto da solo. Io non ho dovuto fare quasi nulla. Hai fatto questo volume, però. Hai fatto questo volume che è disponibile per Edizioni BD, che un po' per forza di cose questa storia la allargherà a coloro che non la conoscevano. Io quando l'ho raccontata alla mia collega in radio, lei è rimasta di stucco. Ha detto, cosa? E infatti si andrà a rivedere in post questa live, perché non se la voleva assolutamente perdere. È una storia abbastanza divertente. Poi, al di là del libro, proprio come storia, è una cosa che non succede, diciamo, tutti i giorni. E per riallacciarmi a una cosa che hai detto, io chiaramente, da povero sciocco quale sono, ho provato milioni di volte a bissare il successo, ma come tu mi insegni, tu ci puoi provare, ma non ci riuscirai mai. Io ho fatto delle cose molto, molto più fighe, a mio parere, contando che tutti disegnano meglio di me, sono tutti più fighi. Da autore delle mie cose, non lo dico per falsa modestia, ma quelli che sono bravi, che mi piacciono, sono gli altri, perché già le mie cose me le faccio per me, quindi non è tutta sta sorpresa. Però io ho provato qualche volta a dire, ok, calibriamo bene la cosa di musica, però utilizziamo un linguaggio, e sono uscite cose mal cagate, o comunque sì, ci sono le due condivisioni, due cose, fine. Cioè, loro sono gli unici che mi sono stati, forse altri due disegni hanno fatto due o tre giri, ma nulla, ma nemmeno lontanamente, nel senso che magari ce l'ha tatuato due o tre persone e sono finite su una copertina di un disco, ma stiamo parlando di nulla. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Allora, guarda, avrei voluto finire questa live con un qualcosa che però, essendo evidenti le mie difficoltà tecniche, come si farà a condividere una foto su StreamYard? Boh, non lo so. Io vorrei potertelo dire, ma se te lo dico io poi non impari, e quindi... Esatto, bravissimo. No, non ho idea. È così che bisogna fare, quindi per la prossima volta mi studio questa cosa, perché c'è una storia che volevo portare d'esempio, perché anche nella musica qualche volta è successo, qualche volta è successo che... Assai curioso. Non soltanto delle note, ma anche... Guarda, sai cosa facciamo? Ti filmo la live reaction. Io ti mando nella chat che abbiamo noi, ti ho mandato ieri una foto, adesso te ne mando altre due e voglio vedere la tua live reaction instant, chiamiamola un po' come vogliamo. Allora, ti mando questa, che è la... di
un mio disco, vediamo se la vedi. Ah, aspetta che devo scaricarla perché me l'hai mandata non tramite foto ma come file, ma non c'è alcun problema. Ok, ce l'ho qua davanti. Ok, vedi che... Fantastico. Ce l'hai lì. Ti ho mandato ieri la foto con un mio amico, perché io mi considero amico di Nathan Maxwell, che è il bassista dei Flogging Molly, band capostipite della scena Irish folk, chiamatela un po' come volete, Irish punk, folk punk, eccetera. E nel 2016 noi abbiamo suonato sullo stesso palco, quello del Magnolia di Milano, e ci siamo fatti questo scatto che ti ho mandato privatamente, ma che gli amici possono trovare anche sui miei social, perché è girato abbastanza. E io gli ho lasciato il mio disco, quello di cui hai visto la copertina, e lui mi ha lasciato il suo. Poi, dopo qualche anno, è uscito questo lavoro dei Flogging Molly. Oddio, aspetta che me la scarico così ne vedo, me le metto vicine. Aspetta un attimo, dammi 40 minuti e sarò pronto. Fa sorridere perché in tutto questo, vedi, non li sto neanche pubblicamente mercificando, perché le mie limitazioni tecniche fanno sì che non riesca a trasformare questo momento in un momento di sfottò nei confronti della... Possiamo dire che la parte centrale almeno è... Allora, i nomi non li hanno copiati, cioè mi ricordo che una volta alle elementari, io da scuola non sono mai stato uno potente, lo dimostrano i miei tantissimi anni di scuole superiori, però una volta ero così preso dal copiare che copiai anche il nome e cognome della persona a cui stavo copiando, qua almeno sono stati abbastanza bravi da cambiare il nome. È vero, un disco è a nome Andrea Rock e l'altro a nome Flogging Molly. L'hanno specchiato, almeno hanno specchiato lo strumento centrale. Sì. Almeno quello è stato specchiato e ci hanno messo due tori che escono. Cazzarola. No, mi piace tanto il fatto di quella foto di io e Nathan che ci passiamo i dischi. È come se io in quel momento gli concedessi la licenza. Ma infatti noto un sorriso malvagio in lui, eh? E hai il sorriso di chi non sa il futuro cosa ti riserva. Lui ha il sorriso invece di chi sa benissimo quale sarà il loro prossimo disco. Al di là delle battute della case history, mi fa molto sorridere il fatto che io questa cosa l'abbia scoperta al Bayfest dell'anno scorso, di 2 anni fa, quando i Flogging Molly avevano appena rilasciato quel disco e c'era tutto lo stand del merchandise con quella maglietta, quel logo, quella copertina, eccetera, eccetera. E io avevo il pass per il backstage, quindi io avrei potuto tranquillamente dire qualcosa, e invece lo faccio in una live con quel genio di Alessandro Ripani, al quale faccio un applauso io. Grazie mille. Beh, il prossimo disco sai già che copertina, c'hai due scelte: o rubare il mio disegno o il loro ultimo disco, cioè nel senso ti diamo queste due opzioni, vedi chi ha gli avvocati più deboli e attaccali, cioè. Va bene, non vedo quelli che hai tu dietro lo schermo, quindi... Sono muti, sono tutti zittissimi, ma sono degli squali pronti ad attaccare. Hai rubato anche tu questo disegno, è il volume, quella è la copertina, lo trovate in tutte le librerie, anche nel link in descrizione se volete comprarlo direttamente dall'editore che è Edizioni BD. Alessandro Ripane, grazie mille e a prestissimo. Grazie mille a te, a presto, grazie a tutti, ciao! Ciao!